Grande successo per la prima edizione del nuovo rally sammarinese, interamente su asfalto, vinto da Denis Colombini su Xara WRC, davanti a Valli e Tosi. La formula utilizzata con due short stages, tutte sul fondo asfaltato, da ripetere 4 volte, ha raccolto piena adesione fra i piloti protagonisti e portato molti appassionati a seguire le prove, facendogli ritrovare un po' il gusto dei vecchi rally sammarinesi, oggi sostituiti dalle più moderne ronde. Ben selezionate dagli organizzatori, le due speciali contenevano un po' tutti gli elementi che regalano spettacolo e fanno divertire pubblico e piloti. Con la prima, larga e veloce, è caratterizzata da una serie di tornanti a salire e scendere che hanno permesso ai piloti più spettacolari, e rani su tutti, di fare letteralmente saltare dell'entusiasmo il pubblico. Mentre la seconda speciale, strette guidate in mezzo agli alberi, ha premiato i piloti più tecnici, alle prese con insidie di notevole spessore. Se le 3 vetture WRC hanno confermato la superiorità tecnica, evidente in termini prestazionali, il pilota più spettacolare è stato senza dubbio Riccardo Errani, con la sua Ford Mustang completamente rinnovata nell'estetica e con una livrea bianca-azzurra molto apprezzata. Il popolarissimo rallyman, ovviamente affiancato da Stefano Casadio, ha regalato uno spettacolo di assoluto livello, senza trascurare però il cronometro, nonostante l'handicap di un rapporto peso-potenza decisamente svantaggioso rispetto alle vetture più agili e scattanti. Errani si è ripetuto ad ogni speciale in traversi mozzafiato che il pubblico normalmente può vedere solo sullo sterrato. La Mustang ingombrante e mastodontica ha regalato emozioni, abilmente condotta dal pilota con la licenza monegasca, apparso in gran forma. Per Riccardo Errani e Stefano Casadio. Errani, Casadio, primi di classe. Errani nel weekend è stato poi presente con le sue vetture anche alla fiera del tuning My Special Car, dove si è alternato a personaggi e altri piloti nel completare lo show organizzato dalla Promotor. Fra 2 settimane Errani e Casadio saranno nuovamente in gara a Forlì per la prima del campionato IRS.